Sono Linda Kaiser e curo mostre di arte contemporanea e faccio la critica d'arte con grande passione. In questa occasione ho curato la mostra Limax Rebus, L'enigma della chiocciola, una personale di Carlo Bertocci che ha creato un ciclo di opere apposta per questa occasione. Si tratta di 12 dipinti ad olio su tela, uno è su tavola, e 12 carte, 12 disegni su carta, tutti all'insegna dell'enigma della chiocciola. Chiocciola che era presente iconograficamente parlando nella storia dell'arte, ma anche nella sua produzione, tanti stimoli per chi la guarda e tante riflessioni, perché la chiocciola è un simbolo di un fare meditato dell'arte, della pittura e poi il pensare slow, diciamo che è molto attuale oggi. Inoltre con il suo guscio, come si può vedere anche in un dipinto come quello con il ragazzo in cornice, con il suo guscio suggerisce anche il labirinto, il meandro della mente. Questa è l'immagine guida della mostra e si intitola La visita, perché come si può vedere una lumaca fa visita con un tema un po' giocoso a una casa vecchia, si può dire quella di una conchiglia disabitata o più lussuosa di quella che si porta appresso. E è molto interessante l'impaginazione di questo dipinto che è quasi come una carta da gioco, con una linea obliqua che spezza la figura reale rispetto a quella specchiata. Qui ci troviamo di fronte a un'opera che si intitola Al mattino e che riprende il paesaggio che l'artista toscano vede dalla sua casa, da Castellazzara sul Monte Amiata. Quindi vediamo una distesa molto aperta. È una ragazza che si affaccia al balcone, sempre con il simbolo della chiocciola, e che ha trovato proprio la sua sede giusta, perché pur non essendo una galleria, quindi deputata alle mostre d'arte, l'artista ha trovato lo stimolo di esporla giocando proprio con una ringhiera reale, come se il balcone fosse un balcone nel balcone. E questa ragazza si colloca alla fine del percorso, dopo aver attraversato una galleria con volti di bambini come La Spilla, Sono Io, sempre che rappresentano o l'artista bambino o i suoi allievi, che dagli anni 90 diventano i soggetti privilegiati, piuttosto che le architetture dei decenni precedenti, delle sue opere. Qui abbiamo appunto una ragazza che è proprio simbolica della primavera, della giovinezza, del mattino, infatti il quadro si intitola Al mattino. In un paesaggio assolutamente verde, con una conchiglia in mano, una conchiglia barra chiocciola, che è proprio sopra un telo ricamato che rappresenta due serie di chiocciole.